In questo breve video, un frammento del podcast contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su AirTribune. Diciamo, parto dalla fine dicendo che chiunque di noi, qualunque ricercatore o ricercatrice faccia delle ricerche, offre alla società della conoscenza e cerca di offrire alla società anche un altro aspetto, quello che riguarda il dubbio. Perché la ricercatrice e il ricercatore studia qualche cosa, acquisisce conoscenza, ma appena ha capito qualcosa butta la palla più avanti per verificare effettivamente se si tratta proprio di quello, no? Ora, l'impatto, diciamo, strettamente sociale, ma c'è proprio nella comprensione dei meccanismi di funzionamento del DNA. È quella che noi chiamiamo, quando le persone mettono a confronto gli umanoidi, i robot e gli umani, e alcuni cercano di innescare delle paure del tipo: ah, i robot prevarranno sugli umani, e gli algoritmi ci governano la vita. Allora, intanto si dimenticano che robot e algoritmi li hanno fatti degli umani. E la cosa però che si dimenticano è che gli umani sono dotati di una cosa che è un po' complicata da regalare a un umanoide o a un algoritmo, che è data dall'imprevedibile biochimica degli umani. Cioè, quando tu vedi una scena dove c'è una persona che si butta da uno scoglio in mare per salvare uno sconosciuto, Diciamo o ne questa vedi un però altro le che dà. persone hanno capito Che quel lavoro di ricerca che si fa nei laboratori, quella conoscenza che si acquisisce faticosamente, perché per la ricerca e per lo studio non ci sono scorciatoie. Il Bignami lo puoi usare dopo che conosci bene la Divina Commedia, poi vai a rivedere sul Bignami delle cose, ma se pensi di usarlo per capire quello che ha scritto Dante, sei sulla strada sbagliata. Ecco, tutta questa conoscenza è quella che però esce nel momento in cui serve. Guarda, è incredibile, no? È come la faccenda del DNA. È come la faccenda di questo DNA che è compattato lì dentro, si apre una piccola sliding door e ci sono le informazioni per fare quello che serve in quel momento. È un po' Questo, come se. certo. E lei ha detto una cosa fondamentale, il dubbio. La cultura dovrebbe insinuare il dubbio, soltanto quello. Allora lì forse. Il dubbio, perché il dubbio ci fa pensare, non perché, Certo, cioè, il certo. valore positivo del dubbio sta nello spingere le persone a ragionare ancora di più su quello che hanno davanti. Allora, premetto che sono d'accordo con quello che diceva appunto Alberto. Secondo me, anche secondo me, l'artista e lo scienziato hanno molto in comune. Intanto sono mossi da un desiderio di scoprire, che cioè, proprio li porta a questa ricerca continua, non sono mai Sì. soddisfatti. Il cercatore di luce, diciamo che è un grande affresco legato al tema della ricerca e poi tocca diversi aspetti dell'attualità, appunto, parla di energia, di collaborazione tra gli individui per cercare in qualche modo di arrivare ad un mondo sostenibile, di entrare in comunione, diciamo, con la Un altro natura. tema Che approfondisco nel lavoro è quello della diversità. Quindi ci sono tante figure, tanti personaggi, ognuno collabora dando un po' di sé, sono tutti molto differenti, però lavorano tutti in un clima di solidarietà, di serenità per raggiungere questa ricerca, appunto. Di luce, che poi è la grande E metafora, un no? altro Affrontato è quella del il lavoro. Il lavoro come passione, il lavoro come necessità per la vita, il lavoro come situazione positiva. Io avevo fatto in precedenza, ho lavorato tanto sui disastri ambientali e insomma anche con delle denunce rispetto a quanto sta succedendo.
però credo che sia utile, è stato invece un lavoro, no? questo desiderio di contare, anche questo riconoscere che non è tutto negativo, che ci sono anche tante persone e tante volontà che sono molto utili e che sono solidali. L'arte di Giuliana spinge, come ha detto lei nel suo momento creativo, in realtà spinge le persone che guardano quelle opere ad abbandonare l'idea di vedere quello che pensavano di vedere. E questo è un aspetto importante, perché anche quando fai ricerca cerchiamo di sbarazzarci del preconcetto e di essere, come si dice, biased, influenzabili, e se no non riusciamo ad andare avanti. Allora avere qualcuno che riesce in questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 e su Air Tribune.